In questa puntata vogliamo parlare di uno degli aspetti più interessanti di questo periodo, quindi come il mondo degli influencer, come il mondo insomma, dei media sta cambiando, e c'è stato un evento di IAB per raccontarcelo. E poi c'è un'azienda americana che ha aperto la sua cloud region qua in Italia. Questi sono gli argomenti della nuova puntata dell'IT Show. Ciao, benvenuti a una nuova puntata dell'IT Show, questa puntata in cui raccontiamo in questa serie quello che sta succedendo nel mondo della tecnologia. Questa è una puntata un pochino più corta, la stiamo montando qui in diretta, quindi incrocio tutte le dita, spero che funzioni tutto a dovere. Come sempre vi chiedo di mettere i like e mi piace se vi è piaciuta la puntata, se avete gradito, e farmi sapere quali sono gli argomenti che maggiormente vi interessano. Lo scopo di questa serie, le Tech Show, è proprio raccontare che cosa succede nel mondo digitale e farvi capire quali sono gli elementi che anche a livello culturale stanno cambiando tutto quanto. Ci siamo accorti, no? Io sono partito con l'inizio della pandemia a fare delle dirette, non le faccio più, stasera sono in diretta, per cui se mi vedrete il papà è normale che sia così. Lanciamo dei servizi in tempo reale, i servizi però sono stati tutti registrati, solo i miei interventi dovrebbero essere asincrono, speriamo, ci proviamo. E tutto questo nasce per che cosa? Per cercare di raccontare il mondo del digitale nel migliore dei modi, facendo parlare i protagonisti. Tra le mani adesso ho il mio ultimo libro, che è Virtual. Virtual che cos'è? È un percorso nel mondo del metaverso. Ma perché voglio raccontare il mondo del metaverso oggi? Perché credo che il Web3 e comunque la spazialità siano il futuro di Internet. Quindi vi consiglio Virtual, lo trovate su Amazon, chi ha Kindle Unlimited lo può leggere gratuitamente, ovviamente c'è la versione cartacea, e c'è anche la versione in ebook. Ripeto, per Kindle Unlimited è disponibile gratuitamente. Vi chiedo una cortesia, se lo leggete mettetemi una recensione, in modo che insomma tutti quanti possano capire che cos'è Virtual e perché potrebbe essere utile. Dato che ci sono, vi racconto anche tutte le mie varie iniziative, a partire da Techie. Techie che cos'è? È una newsletter che racconta al lunedì quello che sta succedendo nel mondo del digitale, ed è parallela, se vogliamo, alle Tech Show, e racconta soprattutto l'intelligenza artificiale e il metaverso, e cerca di farlo cercando di andare a capire quali sono le notizie più rilevanti della settimana, anche di dare un taglio un po' sull'etica, parlo molto di etica, ma anche di quali sono le novità e dove vanno i servizi, dove stanno rivolgendosi sostanzialmente le aziende. Poi vi ricordo che tutti i giorni c'è un mio appuntamento quotidiano alle 11, quasi tutti i giorni a dire la verità, su che cosa? Sulle mie piattaforme social, per raccontare il cambiamento, quello che sta succedendo, quello che stiamo vivendo, quindi il mondo del lavoro come sta cambiando, come stiamo approcciando al mondo del lavoro e nelle varie modalità, quindi anche questo è un altro appuntamento. E poi dagli smart break nasce vita d'ufficio che cos'è? Prende spunto dal meglio degli smart break per raccontare appunto il cambiamento, quello che stiamo vivendo, quello che sta succedendo, e questo è un altro aspetto interessante su cui vi invito a farmi sapere cosa ne pensate. È un podcast, lo trovate sulle migliori piattaforme, ormai diciamo su tutte le piattaforme. A questo punto non mi resta che raccontarvi che c'è Business Community è il magazine da cui nasce un po' tutte le mie attività, ed è un magazine per imprenditori e manager che racconta e dà uno spaccato dell'economia italiana, cercando anche un po' di dare delle chiavi di lettura anche a livello di investimenti di quello che sta succedendo. E poi sono sicuro che mi dimentico qualcosa, ma vi ricordo che c'è Virtual. E a questo punto partiamo dalla puntata. La puntata, come vi ho detto prima, è leggermente più corta del solito. E vi chiedo scusa, ma insomma era una settimana un po' complicata questa per gestire le interviste, non era facile, durava un po' meno giorni, c'era un ponte, quindi ci ho provato. Questo poi è un periodo per me denso di attività, mi vedete impegnato in molti eventi, mi trovate impegnato in qualche webinar, mi state seguendo tantissimo, insomma vi ringrazio moltissimo, sto firmando anche molte copie del libro, la cosa mi fa molto piacere, e quindi niente, volevo ringraziarvi come sempre. Partiamo con la puntata, che vi ripeto, gli inserti spero di azzeccarli tutti, so che sbaglierò da qualche parte, ma sono in diretta, sto prendendo tempo perché adesso parte il primo servizio.
tema del cloud è un tema caldo, un tema importante, un tema molto significativo. Ci sono tanti investimenti, ma perché è importante che vengano aperte delle cloud region qui in Italia? Motivo molto semplice: intanto cominciare attirano investimenti, quindi già questo di per sé è una buona cosa. Dopodiché avere dei server cloud vicini a dove si trovano le aziende permette di poter fare le cose molto più rapidamente. Il tempo di latenza, quindi il tempo in cui il dato passa sul cloud, viene elaborato e viene poi rimandato indietro a chi ne fa richiesta, è per molti versi molto molto importante, no? Quel tempo di latenza, se pensiamo ai videogiochi, è quanto lagga un gioco, quindi quanto tempo ci impiego prima che il gioco riceva il mio spostamento o lancio il mio colpo. Quindi questo è per spiegare perché stanno nascendo questi cloud nella nostra nazione. Abbiamo visto quelli di Google, abbiamo visto quelli di Oracle, vediamo Equinix che ne fa molti. Ho intervistato insomma il responsabile di IDA qui in Italia, quindi l'associazione per i data service provider, quindi ci sono tutta una serie di elementi che sono fondamentali per raccontare che cosa, perché il dato, le informazioni, l'elaborazione, i programmi sul cloud possono funzionare meglio e diventano abilitatori insomma del business, e ce ne stiamo rendendo conto. Anche Microsoft quindi ha aperto una region qui in Italia. Ho intervistato Matteo Mille per farmi raccontare appunto che cosa significa aprire una cloud region in Italia, perché è importante soprattutto la sovranità del dato. Quindi il dato che nasce in Italia deve rimanere in Italia, penso per molte regolamentazioni, quindi mi sto un po' impappinando, quindi delle regolamentazioni che ti dicono che il dato, soprattutto per la pubblica amministrazione, ma vale per le banche, insomma per tante cose, devono rimanere in Italia e devono rimanere piuttosto in Europa. Quindi la sovranità del dato è importante, e il Microsoft ha aperto in questi giorni una cloud region qui in Italia, su Milano e su Roma, in modo che possano essere backuppati i dati, e tutto questo mi sono fatto raccontare da Matteo Mille. Allora, grazie per l'opportunità Gigi. Effettivamente oggi è il 5 giugno, che oltre ad essere la giornata dell'ambiente è anche la giornata in cui qui alla Triennale di Milano abbiamo annunciato la prossima apertura della Cloud Region Italy Nord in Italia. Quindi un investimento molto significativo che Microsoft ha fatto, sta facendo e continuerà a fare, proprio per riuscire a portare in Italia l'innovazione nel migliore dei modi attraverso le soluzioni cloud di Azure, di M365 e di Dynamics 365, 365 per tutti i clienti italiani di qualsivoglia dimensione, di qualsivoglia settore industriale, e sia pubblici che privati. Questo perché? Perché riusciremo ad aprire una, diciamo così, una cloud region basata su quattro principali, diciamo così, pilastri. Il primo, la sicurezza. Il secondo, la gestione del dato, che soddisfa le normative europee, ma soprattutto la richiesta di avere la sovranità del dato, quindi la delega sulla gestione del dato da parte di organizzazioni pubbliche e tendenzialmente anche private in Italia. La terza, un particolare attenzione alla sostenibilità. Data center, i data center che comporranno la cloud region in Italia sono tra i più, diciamo così, efficaci, anzi i più efficienti in termini di consumo energetico e quindi col minore impatto ambientale. Basta pensare di un valore su tutti, che il consumo di litri d'acqua per la gestione, l'utilizzo di un kilowattora è pari a 0,023 litri per kilowatt. Che cos'è? Vuol dire un cucchiaino da tè pieno d'acqua per riuscire a utilizzare nel migliore dei modi quel kilowatt. Quindi stiamo parlando di qualcosa estremamente avveniristico, perché si basa sull'innovazione di Microsoft, che in questo momento sta portando l'Italia nel futuro, nel vero futuro della cloud. Una delle cose più importanti forse che oggi rappresentiamo è che rappresentiamo non soltanto la Microsoft, non rappresentiamo non soltanto il colosso americano che investe in Italia, anzi rappresentiamo la veste italiana di una multinazionale che collabora, coopera e diciamo così co-sviluppa anche con partner. In Italia sono 14.000 partner dell'ecosistema che ruotano, che collaborano con Microsoft, di cui ce ne sono proprio oggi 32 che fanno parte dell'alleanza cloud, alcuni come fondatori, altri che si sono aggiunti nel corso del lancio, e devo dire che rendono orgoglioso la possibilità di poter impattare così tanto sulla trasformazione digitale in Italia per loro, per i loro clienti e insieme a Microsoft. Quindi un grazie davvero.
questi giorni si è svolto un evento di Yab per raccontare il mondo degli influencer, ai centri media, ai brand, ma anche un po' per fare il punto sulla situazione, e ho incontrato Sergio Amati, che è il general manager di Yab Italia, proprio per capire qual era lo scopo di questo evento, quali erano insomma gli obiettivi che si erano prefissati in Yab. Perché noi pensiamo che sia necessario. Abbiamo un mondo, quello dei digital content, che è cresciuto tantissimo, dove le aziende sanno che devono investire, hanno questa idea strategica, però diventa sempre più difficile capire dove e capire soprattutto come investire. Quindi ci troviamo in una situazione in cui un'associazione come la nostra, che vive proprio per creare i presupposti per un mercato che cresce in modo serio, in modo sostenibile, deve avere un ruolo. Quindi abbiamo deciso di creare questa cosa per mettere in connessione la domanda e l'offerta di contenuti digitali, però metterla in connessione in modo, come dire, fare questa la parola, è intelligente, cioè spiegare, educare, indirizzare e fare anche divertire, perché siccome parliamo di digital entertainment non vogliamo fare 4 ore di PowerPoint, dobbiamo far toccare con mano ai brand, alle aziende e ai centri media che si sono spesi molto su questo, come funziona questo mercato e quali sono, come dire, i suoi elementi di forza. Abbiamo voluto mettere insieme un'offerta di eccellenza. I branded content sono stati sdoganati, ma c'è ancora bisogno di parlarne? È un tema culturale? Sì, lo scopo è quello. Poi oggi una persona di un centro media ha detto: non c'è più la pubblicità, c'è solo questo, no? Cioè, perché mai anche il testimonial non è più quello di, insomma, io sono un po' vecchio, del fustino, ne do due, me ne da uno. Cioè, raccontano storie, raccontano valori, no? E quindi il content è un elemento chiave in tutte le strategie di comunicazione. Però si tratta di, come dici tu, passare un gap culturale, no? E anche entrare nelle pianificazioni significa riuscire a essere consapevoli di quello che si vuole fare. Poi l'obiettivo nostro è quello, cioè di rendere le aziende più consapevoli delle loro scelte. Beh, questo è un mondo che è cresciuto molto, e soprattutto ci sono tante cose che sono diventate molto molto interessanti. Sì, allora, anche qui, no? È un mercato che cresce in modo anche disordinato, no? Vuol dire, questo è il mondo degli influencer, è un mondo che è cresciuto tantissimo, che però adesso, e la dimostrazione anche di molte aziende come quelle che sono qua, tipo Mondadori, tipo Ciao People, si sta professionalizzando. Ci sono realtà, ne dico una che è qui a presentare, che si chiama Shoril, che già da 15 anni lavora proprio sulla professionalizzazione del mondo dei creator e del mondo degli influencer. Quindi scrivere contenuti, creare contenuti, non è una cosa per tutti. E quindi avere persone e realtà che rendono più professionale questo processo di creazione dei contenuti, di gestione dei contenuti, è fondamentale. Quindi noi qui cerchiamo anche di lavorare non solo su, diciamo, il contenuto, ma anche su come questo contenuto si crea, su come il contenuto si distribuisce e su come questo contenuto arriva alle persone giuste. Sempre all'interno dell'evento di Yab Showcase riguardante, insomma, il mondo degli influencer e come sta cambiando questo mondo, ho incontrato due persone fantastiche che mi hanno coinvolto col loro entusiasmo, e quindi è un'intervista doppia. Una è Daniela Cerrato, che è la responsabile marketing del gruppo Mondadori e quindi ha tutta la responsabilità anche di gestire, se vogliamo, i media, e dall'altro lato Alessandra Rigoglio, che è la CEO di Zenzero Talent Agency, e quindi chi si occupa di gestire i talenti, come farli convivere con i media e con la comunicazione delle aziende. Questo è un mix ovviamente che è tutto da scoprire, e quindi da qui che, insomma, è partita l'intervista doppia. Gli interventi ovviamente sono esterni, e la prima domanda è classica, quindi un grande gruppo editoriale come Mondadori ha deciso di partecipare a un evento come questo che ha organizzato Yab qui in Italia, e dedicato al branded content, no? E come mai, insomma, siete qua?
La nostra presenza qui oggi è volta a testimoniare proprio il cambiamento e l'innovazione che nel nostro gruppo, come Mondadori Media, che è la unit che noi rappresentiamo, cerchiamo in qualche modo di seguire e in altri casi addirittura anticipare, avendo un po' identificato quelli che sono i cambiamenti e i trend del momento nel mondo dell'editoria, che passano appunto da una grande trasformazione che in una battuta è quella dei social, del tempo che si spende sui social, e quindi oggi noi abbiamo un po' presentato le nostre eccellenze dal punto di vista editoriale, che sono i nostri quattro brand presenti oggi: Giallo Zafferano come personal trainer, The Worm che è nato un anno fa e last but not least Webbo, che da poco abbiamo acquisito nel nostro gruppo, targettizzati alla generazione Z, e anche le nostre talent agency Zenzero e Power Talent Agency, di cui Alessandra è il boss. Dipende dalle loro esigenze, poi ci sono i creator, no? Qual è il processo e come nasce? Tutto un processo di creatività, di co-creazione di quelli che sono i contenuti, perché la triangolazione perfetta consiste proprio nel essere in grado di offrire a quelli che sono i brand partner il know-how e tutta l'esperienza dei nostri brand, The Worm, Giallo Zafferano, Webbo e My Personal Trainers in primis, uniti a quelli che sono l'innovazione portata dal mondo dei creator, per arrivare ad aggiungere, creare valore. Che cosa è il valore aggiunto anche dei nostri creator? La loro unicità. Noi quindi aggiungiamo a quelli che sono i nostri media brand un media aggiuntivo, che sono proprio i creator. Da qui, da questo passo in avanti, nascono a ottobre dello scorso anno la Talent Agency Zenzero, verticale sul tema food, che è la naturale evoluzione di Giallo Zafferano, e a gennaio di quest'anno l'acquisizione di Power per completare quello che è un percorso anche a livello di The Worm e di My Personal Trainer. I creator hanno un loro linguaggio, le aziende ne hanno un altro. Come si fa a far nascere un progetto e fare in modo che insomma possa funzionare anche a livello editoriale? Ma di fatto, appunto, una nostra, penso, intuizione, possiamo dire così, è stata quella che i creators diventino per noi dei veri e propri alleati nel processo di creazione, nel processo di produzione editoriale, e quindi in questa modalità sono dei veri e propri partner dentro al palinsesto editoriale che noi creiamo. Innanzitutto per la nostra audience e le nostre community che ci seguono, che identificano non solo nel brand editoriale Giallo Zafferano un punto di riferimento, ma ormai anche nei volti di Daniele Rossi, di Letta Secco, Cooker Girl, eccetera, che sono ormai anche parte della nostra agency, per far sì che ancora più fortemente riusciamo ad avere il linguaggio più piccante per anche le diverse audience. Ti faccio un esempio: è chiaro che questo nuovo genere di partner con cui noi creiamo contenuti, che noi chiamiamo creator, che sono veri e propri produttori di contenuti, sono nativi di TikTok, di Instagram, e quindi gioco forza, il loro linguaggio principale è quello degli short video. Ma questo non implica che il resto della nostra produzione sia solo short video. Sicuramente dopo la pandemia abbiamo capito che il linguaggio prevalente è quello degli short video, che devono essere meno di un minuto, veloci, ficcanti, chiari, divertenti, devono intrattenere, devono anche dare un servizio di utilità. Non è banale in un minuto, però può anche darsi che su altri canali come noi abbiamo, come YouTube, creiamo anche dei video di 20 minuti dove spieghiamo passo passo la ricetta. È chiaro che il linguaggio prevalente è quello dello short video, non c'è match, e le piattaforme prevalenti sono TikTok e Instagram. Ogni piattaforma ovviamente ha il proprio linguaggio. Diciamo che la seconda intuizione, qui mi aggancia a quello che diceva Daniela, è quella proprio di lavorare a quattro mani con i creator nella creazione del contenuto. È chiaro che ogni piattaforma ha il suo linguaggio, e il valore aggiunto che possiamo dare è quello veramente di creare contenuti diversi per ogni singola piattaforma, per intercettare quelli che sono gli obiettivi del brand con cui collaboriamo, brand che può essere brand editoriale,
digitale o brand sponsor, senza snaturare quello che è il linguaggio dei creator. Anzi, il valore che si può creare anche per i brand è decisamente l'unicità del singolo talent e la capacità di interagire con il proprio pubblico. Quindi diverso sarà uno short video realizzato per TikTok rispetto a quello che è un linguaggio utilizzato per Instagram, e quindi è il match vero di creazione e soprattutto alla base andare ad individuare il creator giusto per il giusto progetto e a questo correlare anche quelli che sono i valori dei brand. Vai. Se posso integrare tutto questo, chiaramente qual è il valore aggiunto di avere un'agency all'interno di un mondo editoriale? È che tutto questo processo è fatto a quattro mani, e quindi noi abbiamo un team editoriale che, se prima sceglieva le firme con cui scrivere dei pezzi, oggi sceglie e fa questo lavoro di selezione che è a monte di tutto il processo, quindi sceglie e fa un continuo scouting dei migliori creator per le diverse verticalità, le diverse passioni, perché noi siamo un editore delle passioni, quindi sul food andiamo a cercare quelli che sono i nuovi talenti del food, sulla salute, il benessere, il fitness, per me personal trainer, andiamo a cercare i nuovi, e via discorrendo. Sul mondo di WOM, di The WOM, andiamo a vedere quelli che sono i talenti più forti nel mondo diversity, inclusion, beauty, e questo lavoro a quattro mani anche con la agency fa sì che quando dobbiamo produrre anche dei progetti per i nostri brand partner, clienti, è chiaro che c'è una doppia valenza, quella della selezione ad hoc ma anche dell'endorsement editoriale, che un brand autorevole che parla di salute da più di 15 anni, come può essere My Personal Trainer, o di cucina e ricette, come può essere Giallo Zafferano, ti può dare nel momento in cui io ti parlo di un determinato ingrediente, di un determinato problema di salute. E quindi mettiamo la capacità di scegliere i talenti che parlano di questi temi, di questi contenuti, con l'expertise e l'autorevolezza editoriale che è tipica del nostro DNA. E questo ci permette di andare anche oltre i social e di creare dei progetti che possono raggiungere anche il territorio, quindi le experience che stiamo realizzando con i nostri top talent, da Daniele Rossi a Diletta Secco a Cooker Girl, per arrivare a Eva Food Addiction, a Dani Resconi e tanti altri della generazione Z, ma anche creare delle appuntamenti che possono essere dalla televisione alla radio al podcast, e quindi essere veramente cross platform grazie a questa unione di esperienza, forza e autorevolezza. Sempre all'evento di Yab ho incontrato Giorgio Mennella, che è l'advertising director di Ciao People, per capire come sta evolvendo il progetto di Ciao People, perché anche questo è un aspetto interessante da non sottovalutare, perché è cresciuta moltissimo, ma anche perché insomma la parte di creazione di contenuti, di creazione culturale, no? Oggi in Ciao People è diventata importante, oggi Ciao People è protagonista in questo mercato, però vorrei capire perché avete partecipato a questo evento. Intanto grazie per aver accettato l'invito, Giorgio. Parliamo di contenuti e della cosa che forse sappiamo fare meglio. Negli anni siamo riusciti a strutturare una catena produttiva e distributiva con le nostre 6 testate, con i nostri creator, abbastanza efficiente, tanto da permetterci di raggiungere circa l'80% della popolazione italiana ogni mese. Queste numeriche, tra l'altro, non tengono in considerazione la riduplicazione degli utenti unici sui social, quindi abbiamo una discreta share sul mercato italiano. Quindi quando parliamo di contenuti abbiamo qualcosina da dire. In questo caso, quello che abbiamo portato, il messaggio che abbiamo provato a portare su questo palco, è: i contenuti sono importantissimi, ma è anche molto importante il linguaggio che si utilizza per distribuirlo, per diffonderlo. È un caso la divulgazione, ad esempio con J-Pop utilizziamo concetti complessi rendendoli semplici, rendendoli più ecumenici, permettendo a questi concetti di arrivare ad un pubblico sempre più vasto. Forse è proprio questo il ruolo di un editore, un po' il dovere professionale di un editore, è quello di permettere alle informazioni di viaggiare in maniera più precisa possibile, purché siano informazioni verificate. Informazioni affidabili, creazione di storie da raccontare, com'è il processo? Il caso del branded content per noi è un caso molto importante. Chiaramente siamo
oserei dire, gelosi della nostra linea editoriale. Quindi difficilmente cediamo sulla, alla nostra ortodossia in termini di gestione del contenuto. Ora è anche vero, e siamo convinti di questo, e le centinaia di partnership fatte in questi anni ce lo confermano, che brand hanno tantissime storie da raccontare. Storie da raccontare che possono interessare i loro utenti e i nostri utenti. E noi siamo in grado di raccontarle. Ogni brand ha un suo discorso, un suo racconto da portare al grande pubblico. E questo è quello che facciamo noi. Piano piano avete iniziato a mettere un piede anche all'estero, no? Penso a Cookies, ma cosa state vedendo? Quali sono le sensazioni? L'editoria ha delle sue complessità nella scalabilità all'estero, soprattutto quando parliamo di news. Non escludiamo, come non confermiamo, eventuali aperture all'estero. Ad oggi siamo sicuramente più focalizzati sui volti delle nostre testate. Ci siamo resi conto negli anni che un messaggio riesce ad essere più penetrante quando è comunicato da un volto conosciuto, familiare e non alieno alla community che quotidianamente fruisce di un dato media. Bene, questo è quello che stiamo facendo. Ad oggi lavoriamo tanto sui nostri volti, entreranno a breve, dopo la Creator Challenge, questo progetto di recruitment che abbiamo lanciato a inizio 2023. Entreranno molti volti in seno alle nostre 6-7 anzi redazioni, per permettere ai nostri messaggi, ai nostri contenuti di diffondersi in maniera ancora più capillare. Sempre all'evento di Yabo ho incontrato Karim De Martino, che è di Open Influence, oltre che un vecchio amico, e volevo capire che cosa è successo in questo periodo, quali sono le sue sensazioni e che cosa state raccontando in questo momento. Allora, siamo qua a parlare di short video, quindi assolutamente il trend del momento è un short video, e ovviamente negli Stati Uniti da qualche anno in più, diciamo che in Italia ormai da un paio d'anni, da dopo la pandemia, è esploso questo formato in due direzioni, ovviamente quello delle piattaforme che lo spingono sempre di più, quindi ai creator conviene fare short video perché a parità di contenuto hanno più visualizzazioni e sono privilegiati dall'algoritmo rispetto alle immagini, e dall'altra parte i brand che trovano nello short video tutta una possibilità di creatività, di espressione della creatività che non c'era prima con le immagini, o che nel long form video era più diluita e più insomma era un formato ancora più vicino al modello televisivo, no? E secondo me è un momento molto frizzante, no? Mi ricorda un po' il carosello quando si sperimentano cose, perché effettivamente è nato un nuovo canale di comunicazione sulle basi del vecchio, però con delle regole completamente diverse. Il cellulare in orizzontale, in verticale, infatti Gigi tu sei ancora... Io sono vecchio. Esatto. Devi iniziare a fare gli short video in verticale, Gigi. Ok, però io sono di un'altra generazione. Ma la fruizione, tu considera che oggi la fruizione cellulare è praticamente sempre verticale, no? Quindi ci si sta adattando. E la cosa interessante è che anche se guardi la comunicazione nei negozi, piuttosto che adesso certe comunicazioni in televisione, iniziano a essere verticali, no? A riprendere il formato, perché ormai alcune generazioni sono abituate a fruire i contenuti in quel modo. L'altro giorno passavo davanti a delle vetrine in Vittorio Emanuele e i monitor all'interno dei negozi sono tutti verticali adesso, e anche loro scimmiottano questo modo di comunicare di TikTok con le transazioni, con la velocità, no? È molto un linguaggio molto visivo, non ci sono più scritte in sovraimpressione, ma è tutto fatto di tagli, di montaggi veloci. E è interessante, insomma, secondo me riprenderci sono tante opportunità. Il linguaggio è cambiato, io mi occupo di business to business, quindi sono avvantaggiato tutto sommato, perché ho il mio pubblico, me lo posso coltivare, no? Ma non è il grande pubblico, e credo che questo sia poi lo scoglio. Sì, certo, assolutamente. Ma infatti, allora, io vedo in questo momento, io lavoro con creator, quindi già nella parola creator tu stai lavorando con qualcuno che crea, e quindi si presuppone che sappia come fare un contenuto e come impacchettarlo al meglio per il suo pubblico. La frizione più grossa con i brand è quando il brand vuole pilotare la produzione, quindi ha uno script, vuole una cosa fatta in un certo modo. E abbiamo notato che quando arrivano i
clienti classici abituati al mondo televisivo, dove quando si produce uno spot di 30 secondi si fa lo storyboard, si ha ogni battuta scritta, di fatto è una produzione cinematografica. Invece quando si crea un contenuto per il web si deve naturalmente lasciare più libertà a chi crea questo contenuto, e questo spesso è motivo di frizione, motivo, insomma, è la parte dove bisogna trovare un compromesso tra l'obiettivo del brand di avere comunque una comunicazione consistente e il fatto che il creator invece conosce il suo pubblico meglio di chiunque altro e sa cosa vuole vedere il suo pubblico. Tu però sei sempre tra i cudini al martello, no? Siamo dei grandi negoziatori. In questo momento cosa stai vedendo, visto che tu stai dall'altra parte dell'oceano, Los Angeles, poi lavori anche da questa parte dell'Europa, però che cosa stai vedendo? Quali sono le tendenze, per esempio, negli USA e cosa vedi qui? Beh, allora, in generale gli Stati Uniti hanno un paio d'anni di vantaggio sulle tendenze, no? Noi abbiamo iniziato a usare TikTok, io ricordo la mia società Open Influence ha fatto le prime campagne ancora quando TikTok era Musical.ly. Abbiamo fatto, ricordo, per Disney il film Oceania nel 2016, quindi 7 anni fa abbiamo fatto la prima campagna TikTok. E TikTok è esploso a livello di creator e livello commerciale in Italia da 2 anni, 2 anni e mezzo, per cui noi abbiamo un background, diciamo, più solido anche di esperienze, di learnings, di errori fatti da cui abbiamo imparato e via dicendo. Qui in Italia siamo ancora in quella fase in più in cui i brand stanno sperimentando, quindi spesso vedi delle cose molto belle, molto dove i brand e le agenzie osano, delle volte vedi degli utilizzi veramente sbagliati del canale, dove vengono semplicemente, per esempio, presi dei contenuti di YouTube o della televisione sbattuti su TikTok e poi il cliente dice ma TikTok non funziona, certo, perché stai cercando di incastrare uno spot televisivo in verticale dentro un telefono, ovvio che non funziona. Quindi secondo me è semplicemente questione di maturità dei mercati, no? Il mercato americano, come quello del nord Europa, probabilmente più evoluto, il mercato italiano sta adesso raggiungendo la maturità. Siamo giunti al termine anche di questa puntata del Late Show, come ho detto un pochino più corta. Vi ricordo di mettere i like, mi piace, farmi sapere cosa vi è piaciuto e cosa no, perché questo mi permette di capire anche un pochino come comportarmi. Spero che sia andato tutto bene, ci sono stati un paio di intoppi, ma tutto sommato insomma che la puntata sia filata liscia. Vi ringrazio davvero tanto per essere stati fino qui a seguirla. Se vi è piaciuta, condividetela, fate sapere insomma che avete gradito. Vi ricordo che è anche presente su alcuni canali televisivi. E a questo punto mi resta altro che darvi appuntamento la prossima settimana e, ripeto, seguite anche il podcast Vita d'Ufficio e tutti i giorni gli Smart Break quotidiani sui miei profili social live alle 11. Ciao!